Siamo Skylab Studios, siamo la società che ha vinto diversi concorsi, tra cui un contest che si chiamava Unirete, per poter seguire l'immagine di Roma 2024 in modo innovativo. L'abbiamo vinta e dopodiché, inutilmente, perché sappiamo tutti come è andata a finire. Banda alle ciance, io sono Leonardo Tosoni, sono l'art director di Skylab Studios. Noi siamo una società che si occupa di comunicazione visiva e innovazione al tempo stesso. Mi fa estremamente piacere essere qui oggi perché il nostro percorso è iniziato tantissimi anni fa, ma una spinta importante ce l'ha avuto grazie a queste persone che oggi ci hanno ospitato gentilmente, perché in occasione della prima edizione del Welcome Cities e in occasione del B-Wizard ci invitarono per parlare di innovazione. Noi all'epoca ancora eravamo una piccola realtà che cercava di spiegare che cos'era l'innovazione. Io oggi voglio spiegare il nostro concetto di innovazione. Per noi l'innovazione è finalmente rendere il mondo e le cose accessibili. Per noi innovazione significa poter utilizzare la tecnologia grazie alla quale poter dare accessibilità a chiunque ha informazioni piuttosto che opere d'arte. Per noi innovazione è riuscire a creare un modo nuovo per comunicare e per esportare quella ricchezza incredibile che il nostro territorio, la nostra Italia, ha, grazie a dei sistemi appunto innovativi. E se possiamo far partire il primo video, mi voglio aiutare con le immagini perché è molto più difficile parlarne piuttosto che farvelo vedere. Il concetto di innovazione che abbiamo, come vi dicevo, è quello di realizzare qualcosa che non esisteva prima. Mi aggancio a quello che è stato detto prima anche. Innovazione è anche prendere le cose che già esistono e utilizzarle in un modo nuovo. Questo è quello che abbiamo fatto noi. Abbiamo preso una segnaletica turistica classica. In Italia è pieno di questi cartellini marroni che ci indicano dove andare e cosa vedere, e l'abbiamo fatto diventare bello, un qualcosa che poteva diventare elegante e stare all'interno della città senza diventare invasivo. Il tutto basato su una tecnologia che conosciamo ormai tutti, che è quella del QR code, che oggi dire che è innovativa non è più innovativa come prima. Però è da dove siamo partiti. Quando parlo di accessibilità intendo usare l'innovazione per dare la possibilità alle persone di poter accedere sia alle informazioni ma in tutte le lingue, perché non è detto che una persona che visita il nostro territorio sappia la nostra lingua. Quindi partendo dalla lingua siamo arrivati fino a addirittura contare le calorie che consumano passando da un monumento all'altro, per farlo diventare anche un qualche cosa di divertente, per far divertire le persone utilizzando l'arte, fino all'accessibilità quella vera, accessibilità dedicata a chi ha difficoltà, a chi ha disabilità, che siano visibili o invisibili. Al tempo stesso l'utilizzo dell'innovazione per fare che cosa? Per promuovere nel miglior modo possibile il patrimonio, utilizzando sì le lingue, utilizzando delle audioguide, cercando di aiutare anche le persone disagiate a poter accedere al 100% a tutto il patrimonio, ma al tempo stesso anche poter giocare con il patrimonio. In questo caso stiamo vedendo un virtual tour che verrebbe realizzato nel caso una persona disabile non possa salire sopra questa torre e può visitarlo magari in modo virtuale, però può vedere il panorama. Il tutto condivisibile, quindi condivisibile con la propria rete. Oggi la cosa forte che abbiamo è proprio la rete. L'innovazione più grande è la rete, la possibilità di essere collegati l'uno con gli altri. E quindi utilizzare quel panorama che sto vedendo in quel momento, condividerlo con una persona che sta dall'altra parte del mondo magari, e fargli vedere che cosa sono in grado di fare. Come vi dicevo, la segnaletica in questo caso continua a tenere conto e traccia delle calorie di tutti i movimenti che faccio. Perché? Perché la cosa che posso fare poi a livello di innovazione è l'utilizzo dei dati che questa cartellonistica riesce a raccogliere.
sono dei dati che mi danno la possibilità poi di capire le persone come si muovono all'interno della mia città, che cosa fanno, che cosa toccano, come si muovono, eccetera, eccetera. Fino poi a, come vedete in questo caso, dare l'accessibilità anche ai più piccoli, quindi realizzare dei documenti e delle interfacce che possono far divertire anche i più piccoli. Se possiamo mettere il video quello successivo, vi voglio far vedere che cosa è innovazione oggi. Oggi sì, è quello che abbiamo visto prima, ma è anche l'utilizzo nel modo più importante del nostro patrimonio. Questo è il progetto con il quale abbiamo vinto il contest di Unirete, è utilizzare il patrimonio che abbiamo a livello mondiale per farlo parlare con le persone. Quindi tramite l'utilizzo della realtà aumentata, quello che facciamo è far parlare direttamente loro le opere d'arte che ci hanno resi famosissime e importanti in tutto il mondo. Oggi, con questo dispositivo che tutti abbiamo in tasca, partendo dal presupposto che chiunque di noi ha in tasca un portafogli, un mazzo di chiavi e un telefonino, quello che cerchiamo noi è di realizzare un qualche cosa che a cartoni animati, piuttosto che utilizzando appunto le opere d'arte già esistenti, sia in grado di intrattenere le persone. La cosa sulla quale vogliamo puntare soprattutto quando si parla di innovazione è fare attenzione a non fare troppa innovazione, ossia l'innovazione è uno strumento che è talmente tanto potente che deve essere utilizzato nel modo giusto, deve essere utilizzato e ragionato nel modo giusto. Ecco perché si cerca magari di non esagerare troppo nell'utilizzo. Questo è solo ed esclusivamente l'obiettivo finale di far avvicinare le persone al patrimonio. Il nostro scopo principale è, quando parliamo di innovazione, ci piace parlare di innovazione per riuscire a realizzare un sogno, che è quello di far diventare accessibile tutto il patrimonio culturale a qualsiasi tipologia di persona, con qualsiasi strumento. Oggi io quello che posso dire è che l'innovazione a noi ha dato una possibilità incredibile, la possibilità di esprimerci. Ecco che cosa penso quando penso all'innovazione. L'innovazione è un'amica, è una grande amica che ci ha dato la possibilità di esprimerci e che ogni giorno ci dà la possibilità di far esprimere anche le persone e soprattutto ricevere informazioni in un modo diverso, ma che possa essere attraente e che li possa far divertire in uno scambio tra persone. Questo, ripeto, grazie ancora a Valentina in primis, perché è stata una delle prime che ha creduto nelle nostre soluzioni, e grazie a voi per avermi ascoltato. Grazie.